È considerato uno dei capolavori dell'arte veneziana del XV secolo. La Madonna in trono col bambino, dipinto da Alvise Vivarini nel 1483 e conservato nella chiesa di Sant'Andrea di Barletta, rischiò di andare perduto durante il saccheggio dei francesi nel 1528. A metterlo in salvo furono probabilmente i frati francescani durante la fuga dall'assedio nemico. La storia di questa preziosa opera d'arte è raccontata nel volume Il caso Vivarini, presentato dagli autori Giuseppe Riefolo e Filippo Ferro durante un incontro pubblico organizzato nella chiesa di Sant'Andrea. La tesi, sostenuta dagli studiosi del grande pittore veneziano, è che la Madonna in trono col bambino sia la parte singola di un'opera più complessa, composta da altre due pale laterali andate purtroppo perdute. L'interesse per questo quadro era proprio per capire il resto del trittico e se fosse un trittico o un polittico. C'è da dire che fino al 1851, che è l'ultimo documento che abbiamo trovato, questa Madonna era sola. Viene descritta in una visita pastorale da un quadro messo in sacrestia, protetto dalla curiosità dei fedeli. Sarebbe interessante, secondo me, indagare il periodo napoleonico, perché i periodi critici per queste opere erano o il periodo napoleonico o il periodo, diciamo, nazista. Allora, sicuramente è un quadro che ha sopravvissuto ai nazisti, però molto probabilmente nel periodo napoleonico potrebbe essere accaduto che un trittico, un polittico è stato sparpagliato, molti quadri sono andati in quella linea, però non si sa niente, prima del 1851 non ci sono documenti. Il volume ricostruisce anche la fitta rete di relazioni e interscambi che tra il XV e il XVI secolo esisteva tra il Veneto e numerosi centri della Puglia e che permise a città come Barletta di arricchire il proprio patrimonio artistico e culturale. L'opera è sicuramente una delle cose più importanti della pittura veneta di fine 400. È anche uno dei capolavori, come ha già intuito Bernard Berenson, del Rinascimento italiano. Il fatto che oltretutto si trovi a Barletta attesta il profondo legame che nel Golfo di Venezia, come allora si chiamava l'Adriatico, c'era tra Barletta, Molfetta, Bari, insomma la terra d'Otranto e le zone del nord, soprattutto la zona frontiera Lombardia-Veneto. C'è persino Mantegna in Basilicata, no, quindi c'è Giovanni Bellini a Bari, quindi c'è una rete importantissima di diffusione della pittura veneta. E poi c'è questa rivalutazione dei rapporti tra sud e nord, che sono estremamente precorritori anche di quello che è successo in epoca moderna.